when Pastore Bob ha iniziato a parlare, ho dovuto sorridere. When Bob started to speak, I had to smile. Perché proprio la parola che Dio ha parlato a me in questi giorni in maniera così forte. Because the word that God put in my heart in a very strong way in these days. Quest'anno per me è stato un anno difficilissimo a livello di salute e poi anche per noi nel lottare di far partorire il quinto festival di Rock on the Rock. Because this year has been very difficult for me, for us, because of my health and just getting this baby born this year, the fifth festival. E attraverso tantissime persone diverse Dio ci aveva dato promesse di che avrebbe provveduto in abbondanza, di che proprio incoraggiandoci continuamente di andare avanti. We received many, many promises this year of God abundantly providing and just to continue to go on and that He would just meet all of our needs for this year. E noi pochi giorni del festival in cassa avevamo quasi niente sinceramente, ma Dio ha provveduto e continua a provvedere e voglio proprio ringraziare Dio per questo. And a couple days before we started the festival we basically had zero budget left and but we really want to thank God for His provision. We've made it through and e quando siamo arrivati a venerdì sera, che chi di voi sa, è quasi praticamente ci è stato detto che non c'era più l'autorizzazione di fare il festival quando eravamo a un'ora dal momento di partire. Giovedì sera, scusate. And many of you know that on Thursday we were within an hour of starting the festival and we still didn't really have the permission to do it yet, the official permission from the town. Per dei problemi burocratici, insomma. For different things that Italy's famous for bureaucratical problems. E ci siamo radunati con i giovani, erano maggiormente giovani dello staff che erano qui, ci siamo radunati di là. We got together with a lot of the young people from the staff and over there in front of the tent we just got together in groups. E abbiamo iniziato a pregare, a lodare Dio per più di un'ora, è stato bellissimo. We just started to pray and just worship God for about an hour. E Dio mi ha detto, io sto formando una generazione di guerrieri. God said, I'm putting together a new generation of warriors. Siete voi giovani quei guerrieri. E tocca a voi scegliere, come diceva Bob, dovete scegliere voi, perché Dio vi chiama di lottare per le cose che volete, di lottare per le cose del regno di Dio. And those warriors are you young people. God's calling you, as Bob said, to step out, to give your lives to Him for the kingdom of God. E qualcuno ieri sera mi ha detto, voi andate in Portogallo, ma perché siete stufi di tutti i problemi qua? And somebody said last night to me, so are you going to Portugal because you're sick of all the problems here? Io ho detto, no, noi non andiamo via con la coda tra le gambe da qui. No, we're not running away. How do you say that in English? We're not running away. We're not walking away in defeat. Yeah, we're not walking away in defeat. Noi andiamo via perché quando Dio ci ha portato a decidere questo, ci ha detto che dovevamo andare via affinché si alzano e prendano responsabilità le persone che devono portare avanti questo lavoro. When God already laid on our hearts to go to Portugal, we did that knowing that God was going to be raising up other people to take the responsibility for this festival here in this country. Yeah, I mean, I really felt that if we didn't leave, they would not stand up and take responsibility. E quindi noi andiamo via affinché voi, tutti voi che credete in Dio, credete in ciò che Dio vuole fare in questa nazione, vi alzate e prendete la responsabilità, la sfida, lottate per le cose in cui credete, lottate per ciò che Dio vi chiama da fare. So we're leaving so that you young people who God has called in this nation will get up and take responsibility and walk in the things that God has called you to and fight. Fight for what you believe and fight for what He's called you to do. Okay.
Lodiamo Dio con un'ultima pezzo insieme con Vera Cruz.